Ciao, sono Alessandro da Taipei. Hi, I'm Stanley from Taipei. Vorrei iniziare a introdurre i contenuti del nostro sistema. Nelle arti marziali tradizionali utilizziamo dei metodi di insegnamento e oggi e nelle lezioni successive vorrei spiegare perché pratichiamo questi esercizi. Today we are going to do our first fundamental moves. So, allora, innanzitutto introduciamo gli esercizi base. All'inizio del nostro allenamento di solito pratichiamo 5 esercizi base. Il primo si chiama Kuo Bin. When we do this first move, before everything you need to take a good look at your stance, how to stand. First, relax, place your body on one foot and comfortably drop it with the shoulder width. Quindi è importante innanzitutto la postura. Il primo passo verso questo esercizio è la consapevolezza della postura. È importante scaricare il peso a terra in maniera equilibrata lungo la linea verticale del corpo e allineare i piedi più o meno come le spalle, al pari delle spalle. First, you notice when you stand here, don't make you feel leaning forward or backwards, sideways. You need to be on the right center of your feet. È importante trovare l'equilibrio. Il peso deve essere al centro della pianta del piede, al centro, e quindi è importante non andare troppo in avanti e nemmeno indietro. Quindi trovare il giusto equilibrio. The following move is very, very simple. Just follow me. When we do this, let's turn. Turn your leg, then turn your waist, then turn your chest, and raise your arm accordingly. Turn your head looking backwards, going up, change the other side. Il movimento parte dal terreno, utilizza la spinta dalla pianta del piede e inizia a ruotare il bacino e di conseguenza anche le braccia. Le braccia si alzano per il movimento del bacino. So when we do this, we don't want to overreach. Importante non estendere troppo le braccia. If I don't turn, actually I'm only doing this. Il movimento in realtà che sta facendo è questo. È quello di alzare le braccia ma non estenderle, il petto non deve stare in fuori. It's almost like you are just trying to hold somebody forward, relax, so you don't need to lean, okay? And make sure your head turns backwards. È importante che la testa segua il movimento. In questo caso la testa va indietro, ruota indietro e dall'altra parte uguale. Very simple move. When you do this, try to do 10 circles each side. Si possono fare 10 ripetizioni per ogni lato. So that's the thing. We call this in traditional Chinese Kung Fu a fundamental move, not a warm-up. Quindi nelle arti marziali tradizionali questo è un esercizio fondamentale, non è un esercizio di riscaldamento, è importante capire questo aspetto. The reason is we want you to feel your own body mass dropping on the floor and the feedback comes back from the floor and you utilize it to form this big circle. Per quale motivo pratichiamo questo esercizio? Per quale motivo un esercizio fondamentale? La ragione risiede nell'allineamento posturale. È importante capire come il peso si scarica a terra, come utilizzare il peso corporeo per scaricare a terra e per allo stesso tempo utilizzare la forza del terreno per eseguire il movimento. Quindi è una questione di bilanciamento del peso corporeo. Quindi è un esercizio fondamentale, ma oltre a farci capire come il peso del corporeo viene bilanciato e come utilizzare gli spostamenti, qual è la sua funzione a livello applicativo? So when we do this, actually they have 3 moves, Alessandro already told you. The first thing is to escape. Quindi per una presa, ad esempio, attraverso la presa si può capire la funzionalità dell'esercizio che facciamo. This is struggle.
Struggle is bad and waste of energy. Ecco, se adesso si limita ad utilizzare solo il braccio per liberarsi dalla mia presa, sta facendo una tensione, sta applicando una forte tensione qui a livello della spalla. But what you've been just learned, ma nell'esercizio abbiamo visto che utilizziamo il bilanciamento corporeo per lo spostamento. So this simple circular move can create a good escape like this. È un movimento circolare attraverso il quale si può liberare della mia presa. So you can easily manipulate your opponent. Quindi potete provare in coppia a fare questo esercizio e vedere se lo state facendo correttamente, se riuscite a liberarvi dalla presa in maniera quasi naturale, vuol dire che state facendo l'esercizio in maniera corretta. Furthermore, not only to escape, but you can also use it to control the Qin Na technique. Si può usare anche per una presa per controllare l'avversario. Questa è una presa Qin Na in cinese. Vedete, se utilizza lo stesso principio di cui parlavamo prima nell'esercizio, è capace di appunto fare questa presa e portarmi a terra. Also, it can be used as a strike. Può essere utilizzato anche come colpo. Usually, if you use muscle, okay, hold tight. You use a lot of muscle. Se si utilizza solo i muscoli del braccio e della spalla, but when we do the same thing, it can be used a strike with much less force. So you don't need to raise your shoulder to do the same thing. In realtà si può utilizzare meno della metà della forza muscolare per avere un maggiore effetto, e questo esercizio ci dimostra che utilizzando tutto lo slancio corporeo, senza creare tensioni, senza utilizzare gli arti in maniera staccata, si può avere una maggiore potenza. Supposedly you have one hand being grabbed, no, the other hand, okay, they were like this, but that's one move with escape and a strike. That's why we call it fundamental moves, not warm up. Come potete vedere, questo esercizio si può utilizzare anche come attacco. Quindi da una parte assorbe la mia forza, dall'altra c'è un contrattacco e utilizza il moto circolare del corpo. Quindi questo è uno degli esercizi fondamentali, non è un esercizio di riscaldamento, ma è un esercizio fondamentale di allenamento nelle arti marziali tradizionali.